Gravi conseguenze del maltempo in Svizzera e in Francia. Il forte vento ha sradicato un tendone alla festa federale di ginnastica di Bienne, nel canton Berna, causando 39 feriti, di cui 6 gravi. Alla festa, in corso fino a domenica, partecipano 60.000 atleti. Violenti temporali e grandinate si sono abbattuti sulla Romandia. Disagi alla circolazione ferroviaria a Ginevra, Losanna, Neuchâtel. Traffico aereo interrotto per 20 minuti nello scalo ginevrino. Un volo è stato fatto atterrare a Lione. Ma anche la Francia conta i danni del maltempo che nel sud-ovest ha provocato 3 morti. Il presidente François Hollande ha constatato la situazione nelle zone del sud-ovest allagate dalle piogge e dalle esondazioni degli ultimi 3 giorni. Dichiarato lo stato di calamità naturale che consentirà a chi ha subito danni di ricevere indennizzi. Tra le località colpite anche Lourdes, devastato il santuario, evacuati i pellegrini. I danni all'agricoltura sono stati calcolati in 500 milioni di euro. La perturbazione si sposta verso il nord-est.